Allora. Sto andando, aspettate che passo un po' l'aria, se no sentirete. Vabbè, ci sono 35 gradi, se non fosse che appunto avendo tolto il ricircolo mi sono appena aspirato la puzza di un cassonetto, ma 35 a giugno è un po' alto, ma ci sta, ancora si sta bene. E poi soprattutto, come dice Maccio Capotonda, a me che cazzo mi frega a me, io ho il diesel, io questa sera dormo a 1300 e dispari metri, per cui l'Abruzzo offre anche queste opportunità. E quindi lo faccio in modo sostenibile, senza accendere l'aria condizionata e tirandomi sopra una coperta, perché il territorio logora chi non ci va, naturalmente. Qui ci hanno. Sì, sto andando naturalmente in ditta. Altrettanto naturalmente venerdì pomeriggio non c'è nulla, ma è stata richiesta la mia presenza insieme a due colleghi che stimo particolarmente per Sky TG Economia, dove vi immaginate, diciamo, le simpatiche modalità da plotone di esecuzione che infastidiscono i miei colleghi, alcuni miei colleghi a me fanno sorridere. Io sono andato in televisione la prima volta nel 2012, la prima volta insomma per questioni di dibattito, quindi 12 anni fa, sono stati 12 anni di uno contro tutti. Sinceramente mi fa sorridere che anche con una diversa maggioranza sia sempre comunque uno contro tutti. Meglio così. So che dicendolo in questi tempi ci si incorre in equivoci, ma insomma, molti nemici, molto onore. Il tema della trasmissione suppongo che sia un tema di cui non me ne frega niente e di cui vi ho parlato nella diretta precedente, cioè le nomine europee. È spettacolare questa ansia di sapere chi sarà ai comandi di un aereo che, diciamo, ha perso due motori ha perso due motori e i piani di coda ed è in caduta libera. Il progetto europeo, diciamo, è questa roba qui. Non sei più neanche nelle circostanze in cui un bravo pilota possa farlo ammarare nell'Hudson. Non siamo in quelle circostanze, però insomma andiamo a parlare civilmente, dopodiché prendo e parto per il mio collegio, perché domani sarò a ben due insediamenti di sindaci, ne sono molto contento, molto fiero, sono grato per il loro invito ad assistere al consiglio comunale di insediamento, il primo a Taranta Peligna, dove non mi sono ancora, credo neanche mai fermato. Nonostante che sia uno degli attacchi più belli per il massiccio della Maiella, perché c'è questo vallone profondamente inciso, molto bello, molto drammatico, molto impressionante, dove a una certa quota, verso i vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra circa 1300 metri, si aprono le grotte del Cavallone, che sono altresì molto belle da visitare, sono citate da D'Annunzio nella Figlia di Chiorio. Insomma, è un posto pieno di natura, pieno di storia, pieno di cultura, nella Valle dell'Aventino. Poi dopo scavallo di nuovo l'altopiano del Sangro Aventino, quindi passando vicino a Montenero Domo, a Iuvanum, l'antica città dei Carricini, che è ancora un sito archeologico di una certa rilevanza, c'è un teatro, ci sono i resti della basilica. Chi mi segue su Instagram queste cose magari le ha anche viste. Scendo a Fallo per vedere, per incontrare un altro sindaco che comunque è insediato, è semplicemente una visita di cortesia. E poi mi muovo verso Pollutri sabato nel pomeriggio, dove c'è un ulteriore insediamento di un altro sindaco, che anche questo non conosco. Io ho fatto le congratulazioni a
tutti i sindaci neoeletti, a quelli che conoscevo li ho fatti per le vie brevi, per WhatsApp, a quelli che non conoscevo li ho fatti un po' più formalmente con un biglietto, qualcuno ha risposto, qualcuno no, ma insomma è anche complesso, neanche io rispondo, riesco a tenere traccia correttamente, insomma, di tutti i messaggi che ricevo. Poi sto cercando di capire come andare il 7 a un altro insediamento di un altro sindaco, che è quello di Civita Luparella, che è un paese, anche quello in quota, fra Sangro e Aventino, insomma nel Medio Sangro, anche quello molto bello, molto, molto caratteristico, con un bellissimo museo della civiltà contadina, molto bello, con dei reperti interessantissimi, bellissimi, servizi, dai servizi di stoviglie agli utensili più disparati, veramente bello, con anche alla base del paese grotte con pitture rupestri, cioè c'è veramente un po' di tutto. E lì il 7 non so come riuscirò ad arrivarci, perché prima sarò alla festa del velino nella Marsica, faremo messa in vetta al velino e dovremo scendere verso le 15-14, se cominciamo a scendere alle 14 dal velino è un po' complesso essere alle 18 a Civita Luparella, ma questo è un problema mio, non è un problema vostro. Vi dico queste cose come stimolo perché studiate la geografia con Google Maps, studiate la geografia dei posti belli, che è sempre una cosa utile. Poi invece, tornando a domani sera, poi c'è una assemblea di Confidi Impresa, e quindi sarò appunto dall'associazione dei Confidi e dei consorzi fidi, che svolgono un ruolo importantissimo per la garanzia del credito alla piccola e media impresa, sono veramente un grosso polmone per il sistema produttivo italiano, per il quale la Lega, in particolare nella persona del sottosegretario Bitonci, si è adoperato tantissimo affinché venisse in qualche modo mantenuta una legislazione di favore che era stata inaugurata nell'epoca del Covid in tema di garanzie, insomma, perché certi paletti non venissero richiusi asfissiando questo settore, per dirvela insomma in modo non tecnico. E quindi sarò da loro a Treglio, un altro paese molto carino, che però in una zona diversa, quindi sostanzialmente domani il menù è da Pizzoferrato, Taranta Peligna, Fallo, Pollutri nel Vastese, poi si risale al nord a Treglio e poi in un'oretta si torna a dormire senza aria condizionata. Poi il giorno dopo, cioè domenica, vorrei farmi due passi, però prima sarò al sacrario del Monte Zurrone, dei Caduti Senza Croce, perché c'è una cerimonia per ricordare lì sulla Remogna, quindi siamo in questo caso dietro Roccaraso, dove noi abbiamo anche un assessore, un consigliere comunale che ogni tanto passo a trovare nelle loro sedi. C'è un sacrario dedicato ai tanti morti che sono rimasti appunto non solo ignoti ma anche insepolti, insomma, i caduti senza croce, e parteciperò a questo evento alla loro memoria, che è un evento significativo per chi vuole riconoscerne il significato, per chi non vuole riconoscerlo non lo è. E poi me ne torno e se posso faccio due passi, se no no, sto cercando di tenere in ordine una quantità sterminata di carte. Abbiamo cominciato le audizioni delle casse, diciamo così, e il materiale, i bilanci da studiare, tantissimi, il materiale tantissimo, e poi naturalmente io dico che non mi interessa che cosa succede in Europa, ma non fosse perché
voi sostanzialmente me lo avete chiesto mandandomi qui, ovviamente devo interessarmene e me ne interesso, quindi anche lì, anche quello un po' di tempo lo prende. Allora vi lascio dopo questa breve descrizione di come si scalda la poltrona quando si è il rappresentante di un collegio, o come si dovrebbe scaldare la poltrona quando si è rappresentante di un collegio. Vi lascio e vi aspetto quindi più tardi su Sky TG Economia. Qua stanno buttando giù altri alberi, su Sky TG Economia, dove sarò in compagnia dell'onorevole Pastorella, che è credo di Azione, e dell'onorevole Tabacci, che è del PD, nonché in qualche modo personaggio eponimo della pagina Facebook Marxisti per Tabacci, che è una pagina un po' dissacrante ma molto, rispettosa. Io tutte le volte che vedo Tabacci, che è nella mia commissione, in commissione finanza, una persona che ha avuto un percorso politico lunghissimo, quindi non fosse che per questo meritevole di rispetto. Voi vedete quanta gente, no, nel mondo degli zero virgola, che si accalora, si arrabatta per cercare di entrare senza riuscirci. Poi c'è gente che invece è lì da 6, 7, 8 legislature, e l'antipolitica ci ha insegnato a demonizzare queste persone in quanto professionisti della politica, perché l'antipolitica vuole dei rappresentanti inefficaci, cioè dei rappresentanti che non hanno relazioni, perché la politica si fa con le relazioni, sapendo a chi rivolgersi e avendo magari anche qualcosa da dare a quelli cui hai qualcosa da chiedere, perché funziona così come in qualsiasi relazione umana. E naturalmente se tu arrivi dal nulla, l'unica cosa che puoi fare è il tuo discorsetto di 3 minuti, perché se sei di un gruppuscolo te ne danno 3 in aula, dicendo le solite cose, gli incappucciati della finanza, queste minchiate qua, applauso degli imbecilli, sipario, e si passa poi alle cose serie. Non deve funzionare così, io so che voi lo sapete. Sono molto deluso da qualche amico che aveva risorse intellettuali per poter dare una mano, restando fuori da queste logiche, ma che invece ha voluto entrare in queste logiche. Cioè, non... che senso ha costruirsi delle sconfitte in un contesto in cui una vittoria sarebbe comunque irrilevante? Ecco, io questo proprio non riesco a vederne la logica, non riesco a capirlo. Mi addolora profondamente dal punto di vista umano, dopo quanto abbiamo cercato di spiegare su come si può fare politica, su che cosa significa, sull'importanza di appartenere a un gruppo organizzato e anche un po' capiente, insomma. Vabbè, però insomma è andata così. A me dispiace, perché poi c'è poco da fare, non tanto per me, che tendenzialmente derivo la mia forza e la mia energia poi dal fatto di, in qualche modo, scusate la parola è brutta, ma fottermene, perché quando tu vedi dove vanno a finire le cose, quando tu sai come finirà, e una volta che sconti il dispiacere di non riuscire a farti capire, il resto sinceramente puoi guardarlo con una certa atarassia, con una certa indifferenza. I rapporti si guastano perché poi le persone che fanno male, che fanno il male, lo sanno, non è che non lo sanno, quindi sono esse stesse imbarazzate, e insomma tu
chiami al telefono e senti che nelle telefonate non c'è più quel... Anche perché quando ti prendi una sberla umiliante, per recuperare un minimo di... come dire, compattezza, coesione, coalescenza del tuo io, ti devi necessariamente mettere in una posizione in cui tu hai ragione e il mondo ha torto, che però è difficile mettersi in questa posizione con un grillo parlante come me che ti aveva detto prima come sarebbe andata a finire e perché tu avevi torto. A voler fare il partituncolo, a raccogliere delle firme il cui unico scopo, se fosse andato a segno, sarebbe stato quello di aiutare il PD, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti i discorsi fatti mille volte. D'altra parte, io tendo a essere comunque riconoscente, comunque aperto verso le persone, tranne in alcuni casi, perché quando non si fa quello che dico io, in certe circostanze, se esistono i presupposti perché io possa esigere che le cose vengano fatte in un certo modo, se esistono questi presupposti, se esiste un impegno formale da parte degli altri a farle in quel modo e poi dopo vedo che non vengono fatte in quel modo, beh, a quel punto per me scatta l'anagrafe binaria di Bagnai e tu non esisti più, questo è evidente, insomma. Non riesco neanche a nasconderlo troppo, sinceramente, questo è un mio limite, però in generale una seconda possibilità a tutti gli altri si dà. Il problema è che quello è un pezzo del lavoro culturale fatto dall'antipolitica. Far credere che una politica di testimonianza, di mera testimonianza, potesse avere una sua efficacia. E perché far credere questo? Ma perché rientra nel contesto di un lavoro di screditamento della forma partito, no? Capite? La partitocrazia. Hanno anche inventato una parola per screditare il ruolo dei corpi intermedi. Vabbè, qui se c'è passato lui ci passo anch'io. Certo che col senno di poi certe cose dovremmo vederle tutti, insomma, anch'io non è che mi sia svegliato tanto presto, queste cose ho cominciato a capirle intorno al 2012. Prima l'antipolitica interessava anche me. C'è un bellissimo, per me, perché è un caro ricordo, insomma, video del 2013, quello del primo incontro che feci con Matteo. Eravamo io, Borghi e Rinaldi in un albergo, l'Hotel Cavalieri, credo si chiamasse, a Milano. C'era un sacco di gente, tanta quanta i colleghi della Lega non erano abituati a vederne da parecchio tempo, perché a quell'epoca la Lega era in zona 4%, cioè era dove sta adesso Stati Uniti d'Europa, per capirci. E mi ricordo che venne a prendermi Salvini, cioè ebbi l'insigne privilegio di avere quello che poi sarebbe stato un vice premier, per merito della sua intelligenza politica e della sua pazienza e della sua umanità, ebbi l'onore di averlo come autista. E fra le tante cose che dicevo in quel video e che recupererò perché è divertente vederlo adesso, dicevo anche: io alle prossime elezioni non voterò perché non c'è nessuno che mi rappresenta. E beh, all'epoca oggettivamente era vero, adesso qualcuno che mi rappresenta c'è. E sono io, sostanzialmente, il partito in cui mi onoro di militare. Quindi vedete, le cose cambiano, le posizioni cambiano, una seconda possibilità si dà a quasi tutti e fra una ventina di minuti, se non siete allergici, cosa che comprenderei, affacciatevi su Sky così mi fate compagnia, e mentre mi verranno rivolte le solite argomentazioni, l'Italia isolata, incoscienti, dove andremo, dove andrà l'Italietta,
senza l'Europona, eccetera, eccetera, tutte le solite minchiate che sapete. Dai, sono carini e alla fine non è neanche colpa loro se sono così prevedibili. E tutto sommato non è neanche un grosso svantaggio per chi deve, come noi, affrontarli in questi sottodibattiti. Vi lascio. A dopo.